Vorrei con voi condividere questa mattina una riflessione che tocca quattro punti del contatto. Ma vorrei far questo innanzitutto cominciando con un'immagine, con qualcosa che forse ci avvicina molto a dove ci troviamo. Siamo all'Aquila, questo tempio qui all'Aquila. Siamo alla metà del 1200, qui è un pullulare di idee. Corrado IV sta per fondare la città, questa new town che nasce con grandi desideri, con grandi spinte, con grandi progetti. Nello stesso tempo, mentre qui all'Aquila c'è questo grande cantiere in cui sta nascendo questa città, siamo alla metà del 1200, c'è un ragazzo, un giovane che è nato a Roccasecca, vicino Monte Cassino, litigando un po' con la famiglia, vuole seguire in maniera più radicale il messaggio di Cristo, cerca un ordine che possa un po' corrispondergli, ha studiato molto, ha studiato con i benedettini, ha respirato la cultura dell'epoca. Ma lui cerca qualcosa di ancora più radicale e trova nell'ordine dei domenicani questa corrispondenza tra la ricerca della verità e la ricerca di qualcosa di grande, di veramente evangelico su cui fondare la propria vita. Questo ragazzo, questo giovane si chiama Tommaso. Dopo aver studiato un po' qui in Italia, va a studiare all'estero, prima a Parigi, poi a Colonia, poi ritorna a Parigi. E lo ritroviamo proprio lì, alla metà del 1250, questo giovane che ha lasciato casa, ha contestato un po' tutto questo per cercare il contatto con la propria vocazione, il contatto con qualcosa che possa realizzare la sua vita. E lì a Parigi compie un gesto rivoluzionario, un gesto sovversivo, si mette a leggere un eretico, si mette a leggere Aristotele, che era assolutamente vietato leggere all'epoca. Tommaso legge l'eretico Aristotele e leggendo l'eresia, diciamo, di Aristotele, riesce a ripensare tutto il pensiero cristiano proprio a partire dal punto di vista di Aristotele. Trova una maniera geniale di raccontare il cristianesimo con un alfabeto che diventa ad un tratto più comprensibile, più chiaro, più ragionevole. La grandezza del pensiero di Tommaso è riuscire a prendere le persone per mano e ad accompagnarle domanda-risposta con grande logica verso quella che dovrebbe essere la consapevolezza della verità. Ed è proprio lui che ha fatto questo gesto rivoluzionario di mettersi a leggere un eretico, il contatto con l'eresia, che forse ci suggerisce la prima chiave di lettura. L'eresia non è mai qualcosa contro di noi, l'eresia è qualcosa di diverso. E la diversità è una grande opportunità per ciascuno di noi, perché ciò che è diverso ci aiuta non a perdere noi stessi, ma a trovare il modo migliore per poter ridire noi stessi. È proprio nella diversità che la nostra identità emerge nella maniera più bella, più chiara. Quando abbiamo paura dell'eresia, quando abbiamo paura della diversità, in fondo è perché siamo molto insicuri. In fondo è perché non sappiamo davvero chi siamo e per questo ci chiudiamo dentro noi stessi. Ma Tommaso, che ha fatto qualcosa di rivoluzionario alla metà del 1200, in realtà copia questo format dal fondatore del cristianesimo, che è Gesù. È bello pensare quando si leggono i racconti del Vangelo che i più grandi complimenti che ad esempio Gesù fa nei racconti evangelici li fa ad eretici, cioè a persone che sono fuori dal popolo di Israele, samaritani ad esempio. Erano così considerati diversi, così fuori, erano considerati come dei cani dagli israeliti, che non bisognava nemmeno rivolgere la parola a queste persone. Eppure Gesù fa complimenti a samaritani, pensate alla parabola del buon samaritano, mentre un sacerdote e un levita passano accanto a un uomo che è morto a terra perché lo hanno derubato e picchiato, il samaritano, lo straniero, il diverso, si ferma e ha compassione per quell'uomo. Un altro complimento lo fa nei confronti di una donna che già per il fatto di essere donna porta in sé un'eresia, è una donna e in più è cananea. Riesce a strappare uno dei più grandi miracoli a Gesù, proprio quando Gesù sembra non rivolgerle la parola. È interessante perché questa dimensione di integrare la diversità dentro la nostra vita non riguarda mai semplicemente gli altri. L'insegnamento di Cristo è capire che in fondo noi abbiamo bisogno di ritrovare un contatto con la diversità che ci abita, con l'eresia che ci abita. Cioè con tutto quello che di contraddittorio c'è dentro la nostra vita e noi normalmente non lo accettiamo perché non riusciamo a metterlo dentro lo schema. Ecco, quello che vi ho appena spiegato
la definizione laica di che cosa sia la misericordia, entrare in contatto con la nostra miseria senza giudicarla, ma amando la nostra miseria, il nostro scarto. Quando una persona si sente accolta nella propria miseria, si ritrova la vita cambiata, rivoluzionata. La teologia usa il nome convertita. Per questo Gesù non ha paura, ad esempio, di entrare in contatto con peccatori, prostitute, con pubblicani. E nel circuito delle sue compagnie ci sono persone esattamente così. Quello che fa esternamente, in fondo, invita a farlo anche dentro ciascuno di noi. Il contatto con la diversità, il contatto con quello che noi chiamiamo eresia, in fondo è una riconciliazione con la diversità che ci abita, con quello che dentro la nostra vita non riusciamo ad integrare, perché a volte non troviamo nemmeno le parole per poter raccontare questo. Ma è Tommaso, torniamo a lui, che proprio mentre legge Aristotele, l'eretico Aristotele, trova una definizione di contatto secondo me geniale. Dice che la verità è adequatio rei et intellectus, che tradotto significa che noi consideriamo una cosa vera quando la realtà corrisponde al nostro intelletto. Ora, senza entrare in tematiche filosofiche, la genialità di Tommaso è dire che una cosa è vera e la verità di qualcosa la si stabilisce dal fatto che la realtà è in relazione, in contatto con la nostra testa e che se tu vuoi scoprire se qualcosa è davvero vera, devi metterti in gioco ed entrare dentro la realtà, devi trovare un contatto con la realtà, non puoi trovare la realtà chiuso in una parte lontana, non basta semplicemente la logica, anche se una cosa vera, per essere vera, ha bisogno di essere logica, c'è qualcosa, dice Tommaso, che non dobbiamo mai perdere di vista, cioè il contatto con il reale, il predominio della realtà, il dato, contro anche i nostri pregiudizi, contro i nostri ragionamenti, contro le logiche che a volte ci abitano. Contatto di verità significa entrare in relazione con la realtà. Ecco, queste due dimensioni credo che siano importanti nella vita di ciascuno di noi. Noi ci accorgiamo che se entriamo in contatto con la diversità e in contatto con il reale, ci accorgiamo in fondo che la nostra vita comincia ad allargarsi, a non essere più ristretta. Ci accorgiamo che la verità è appunto un'esperienza, non è semplicemente una formula, non è semplicemente un'idea che tu riesci a dire nel migliore dei modi. È appunto una relazione, un contatto che cambia completamente la tua vita. Ma penso che ciascuno di noi, guardando un po' la propria esistenza, si accorge che non basta questo. Cioè, ognuno di noi non ha solo bisogno di riconciliarsi con la propria eresia e non ha semplicemente soltanto bisogno di entrare in rapporto con la realtà. C'è un'altra dimensione che riempie un po' tutta la nostra esistenza, un contatto che è più grande della realtà stessa, e cioè noi vogliamo trovare un contatto con noi stessi, con la nostra parte più profonda. Il nome di questo contatto è interiorità e noi abbiamo un sacco paura dell'interiorità, cioè abbiamo paura di tornare dentro noi stessi perché abbiamo paura che la verità di noi stessi non ci piaccia. Allora, tutto il nostro percorso è cercare qualcosa che ci renda profondi. Che cosa opponiamo alla parola profondità? La parola superficialità. Quando diciamo che una persona è superficiale, diciamo in fondo che i suoi ragionamenti, il suo modo di vivere, il suo modo di fare, le sue scelte, sono mediocri, non conducono da nessuna parte, non sono degne di essere chiamate veramente vita. Una persona che è superficiale, in fondo, non può mai davvero essere felice e soprattutto non riesce mai a rendere felice le altre persone. Invece l'investimento nell'interiorità significa dare a qualcuno la capacità di avere una profondità, un fondamento, qualcosa che possa aiutarlo a reggere la vita. E perché noi abbiamo bisogno di questa interiorità? Perché noi siamo tormentati dall'idea di capire chi siamo davvero. L'abbiamo ascoltato prima anche dagli altri relatori. Ci siamo accorti in fondo che a volte noi troppo in fretta vogliamo dare una definizione di noi stessi. Noi pensiamo di essere quello che i genitori ci hanno messo addosso, le aspettative degli altri. Poi ci accorgiamo che sono troppo strette queste aspettative degli altri. A volte le demoliamo. Gli ambienti che abitiamo ci mettono addosso un'identità. Una cultura che abitiamo ci suggeriscono un'identità. Ciascuno di noi costruisce costantemente il proprio nome, ma si accorge che manca sempre qualcosa, che ognuno di noi è sempre un mistero a se stesso. Diceva qualcuno che il nostro vero nome lo abbiamo tatuato sulla nostra nuca e non riusciamo a leggerlo da soli. E
Abbiamo bisogno sempre che qualcuno ci legga, che qualcuno ci aiuti a decifrare qual è la nostra vera identità, chi siamo veramente noi. Allora l'interiorità, più che raggiungere uno scopo, è un cammino, un percorso, è comprendere che per tutta la vita tu pensi qualcosa di te stesso e poi l'esperienza smentisce, demolisce, ti rimette in piedi. Una persona che soffre, una società che vive un terremoto, una tragedia, pensava qualcosa di sé. E poi un terremoto demolisce completamente questo pensiero, questa identità. Allora la rinascita, la ricostruzione significa cercare ancora una volta qual è questo nome. Una pandemia che riempie il mondo, lo affligge, ha messo in crisi il nostro sistema, la nostra identità. Pensavamo che bastasse funzionare e ci siamo accorti invece che basta qualcosa di infinitamente piccolo a mettere in discussione tutto il nostro meccanismo. Tutta la nostra vita è cercare questo nome, contatto con noi stessi, contatto con la nostra identità. Perdi qualcuno, metti al mondo un figlio, ti innamori, sei tradito, sei ferito, vivi una grande gioia. Tutto questo è come una sorta di mappa e noi siamo come chiamati a cercare questo tipo di contatto. Allora, contatto con la nostra diversità, contatto con il reale, contatto con noi stessi. Ma anche questo a noi non basta, perché dopo che abbiamo capito che in fondo una persona riconciliata è una persona che può guardare davanti a sé, una persona che non ha accettato la propria diversità, guarda solo i propri piedi, è sempre preoccupata di difendersi o di affermare gli altri, è sempre preoccupata di dover convincere gli altri di non essere sbagliato, di non essere fuori luogo, ma in fondo questa difensiva, questo essere sempre ripiegati su noi stessi, viene dal fatto che noi non abbiamo ancora accettato noi stessi, non ci siamo ancora riconciliati. Le persone riconciliate alzano lo sguardo, riescono a guardare in fondo, capiscono che il viaggio non è convincere qualcuno, il viaggio è andare da qualche parte, avere un orizzonte di senso. Non basta essere riconciliati, però, anche se è necessario, alzare lo sguardo e accorgersi che la maggior parte della nostra vita, a volte, noi la viviamo dentro la nostra testa. Passiamo molto del nostro tempo rinchiusi in nostri ragionamenti che assorbono un sacco delle nostre energie, psichiche, affettive, spirituali, fisiche. E non ci accorgiamo invece che la vita è fuori, la vita è dentro la realtà e che guardare un fiore, toccare la sabbia, mettersi davanti al sole, toccare qualcuno, entrare in contatto con il reale è infinitamente più grande di tutto quello che ci può passare dentro la nostra testa. E che a volte assorbe i nostri pomeriggi, le nostre notti, le nostre settimane, anni interi della nostra vita, li passiamo dentro noi stessi, a progettare, a salmodiare, a lamentarci. Quando tu ti accorgi che c'è un valore aggiunto a uscire da se stessi, tu ti accorgi che la realtà è sempre più grande della tua testa ed è bellissima, anche quando è drammatica. E che c'è una storia bellissima che emerge dalla trilogia di Matrix. Perché quelle persone che si ritrovano lì davanti come l'abbiamo ascoltato anche prima, davanti alla scelta di stare dentro un sistema che ti dà l'illusione della realtà e metterti fuori da un sistema invece che non ha nessun incanto, non c'è nessun romanticismo, è la realtà nuda e cruda. C'è qualcuno che da fuori vuole tornare dentro l'illusione, ma c'è qualcuno che da dentro l'illusione vuole andare nella realtà vera, perché si accorge che la vita vale la pena. Se tu ti svegli la mattina e vivi per qualcosa di vero, non per una storia che ti racconti, ti accorgi che hai assolutamente bisogno della realtà, anche quando la realtà è difficile da accettare, perché è vera, appunto, perché è reale. Uno dei più grandi santi nella storia del cristianesimo è Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati, quando entravano in paranoia, la paranoia è la grande malattia che attraversa un po' le nostre vite. La paranoia è quando un dettaglio della tua vita diventa totalizzante, quando tu ti fissi su qualcosa e non riesci a vedere nient'altro, una persona, una situazione, una ferita, una sofferenza, un sogno, un progetto, entri talmente tanto in paranoia che non riesci a guardare più la realtà e ti accorgi di essere entrato in paranoia perché quel pensiero è angosciante, toglie energia, toglie vita, fa diminuire la vita, ti fa desiderare la morte. Francesco aveva un antidoto straordinario a questo tipo di problema. Diceva ai suoi frati, quando entravano in paranoia, vai all'orto. Non era una punizione. Toccare la terra, entrare in contatto vivo con la natura, aiutava moltissimo le persone a uscire dalla propria paranoia.
a tornare appunto al reale, lui che si era convertito non per ragionamento, ma perché un giorno aveva vinto la sua diversità e le sue resistenze abbracciando un lebbroso, il contatto con un uomo che poteva farlo ammalare, il contatto con un contagioso, questo è Francesco d'Assisi. Ma tutto questo ancora non basta, ecco il quarto e ultimo contatto che vorrei condividere con voi. Ognuno di noi non è soltanto ricerca, ricerca di se stesso, ricerca di riconciliazione, ricerca di realtà, ognuno di noi è ricerca di senso. E che cos'è il senso? È trovare qualcosa che dia significato alla nostra vita, che appunto non la faccia semplicemente funzionare, ma che la riempia di una gratitudine che non viene dal semplice funzionamento. Non basta avere la salute, un lavoro, una casa, delle persone intorno per dire siamo felici. Una persona è felice quando quello che sta facendo, anche se faticoso, è significativo. Questa è la ricerca del senso. La religione chiama questo senso Dio, ma anche se tu non hai la fede, questo senso lo cerchi. Tutti noi cerchiamo qualcosa di significativo. Qualcosa che non ci faccia funzionare, ma ci faccia essere felici. L'avevano capito anche coloro che nell'antichità avevano pensato queste grandi storie come paradigma un po' della nostra antropologia. In tutta l'Iliade e l'Odissea noi troviamo Ulisse che cerca, cioè che cerca di tornare a casa, cerca questa riconciliazione, vuole tornare a un'appartenenza, vuole tornare al suo nome. Ma la storia ci dice che quando Ulisse torna a casa, dopo che vince, non riesce a stare ad Itaca, va via. Perché? Perché noi viviamo un conflitto grandissimo, siamo creature finite, e questa è un'evidenza perché moriamo tutti, ma abbiamo un grande desiderio infinito nel cuore. Abbiamo bisogno di una cosa che è più grande delle nostre possibilità e che ci spinge ad andare oltre e ancora oltre. Non è la ricerca di Dio per trovare una consolazione ai mali della vita. È la ricerca di un Dio che ci metta in contatto con questo infinito che c'è dentro ciascuno di noi, che cambia ciascuno di noi, che riempie la nostra vita, di significato. Ecco, allora c'è una poesia bellissima di un poeta inglese che dice così, che tutto l'universo, in fondo, ognuno di noi lo ritrova nel frammento. Incontrare Dio, incontrare un senso, significa incontrare qualcuno o qualcosa che intercetta questo infinito e ti dice che esiste ed è in quel momento ed è davanti a te. Grazie.